conferma per la prima volta ufficialmente che lei e Chris Brown fanno nuovamente coppia. La cantante, che nel 2009 è stata picchiata dal rapper, ha dichiarato durante un'intervista: «Dopo tanti anni passati a tormentarmi, ad essere arrabbiata, ho deciso che era più importante per me essere felice. Al diavolo quello che dicono gli altri, e se è un errore sarà un mio errore». Poi la star di Umbrella ha raccontato qualche dettaglio del nuovo rapporto instaurato con Brown. «Non si può giudicare da fuori», ha detto, «non litighiamo più, ci rispettiamo, parliamo. Ora sappiamo cosa abbiamo e non vogliamo perderlo». Non è mai stato egoista Fabrizio. Belen Rodriguez a Le invasioni barbariche sulla 7 si intenerisce parlando del suo ex Fabrizio Corona, ora in carcere a Buster Sizio perché condannato per estorsione. Commentando la dichiarazione dell'ex re dei paparazzi fatta al settimanale Oggi, prima di finire in prigione, quando il fotografo le ha augurato tutta la felicità possibile, la showgirl argentina, più raggiante che mai, ha detto: «Mi sono emozionata, quello è amore, l'amore non è egoista», tradendo grande affetto per l'ex. Forse sono solo amici, o forse qualche cosa di più. Demi Moore e l'attore britannico Russell Brand, sempre più vicini, i due, reduci entrambi dalla fine dei loro matrimoni, si sentirebbero spesso e si vedrebbero. Sarebbero quindi l'uno la spalla su cui piangere dell'altro. Inoltre ci sarebbe quell'amore per lo yoga a unirli. I tabloid iniziano a insinuare che ci sia qualche cosa sotto, ma la notizia non è stata data per certa da nessuno. La Moore, 50 anni, ha attraversato un momento durissimo dopo il divorzio da Ashton Kutcher, mentre Brand ha posto fine al matrimonio con Katy Perry dopo solo 14 mesi, nel giugno scorso. Non sembra affatto finita la storia fra Sharon Stone e il fidanzato Martin Mika, 27 anni. I tabloid avevano scritto che i due avevano rotto perché troppo diversi, invece eccoli mano nella mano mentre mercoledì passeggiano per le vie di Beverly Hills. Lei, 54 anni, pantaloni color salmone, sandali altissimi e argento e giacca nera, sorride spensierata mentre lui le porta le buste. Poco dopo eccoli che si abbracciano. La differenza di interessi pare non essere poi un ostacolo così insormontabile, visto che la coppia sembra più affiatata che mai. Alla fine Lindsay Lohan si è presentata in tribunale a Los Angeles mercoledì. L'attrice, accompagnata dalla madre Dina, occhiali scuri, abitino nero, molto semplice e capelli raccolti, aveva comunicato di essere troppo malata per volare da New York a Los Angeles, ma si è sentita meglio e così eccola davanti al giudice. L'udienza era per il caso dell'incidente a Santa Monica, avvenuto nel giugno 2012, e accusata di aver mentito alla polizia, ma la Lohan si dice innocente. La prossima udienza è prevista per il 18 marzo. Intanto Radar Online svela a tutti perché la star di Mean Girls ha deciso di andare a vivere a New York. La Lohan sarebbe talmente a corto di liquidi da non potersi più permettere nemmeno di affittare un appartamento e si sarebbe quindi trasferita dalla madre.